Slijedi blagoslov nabožnih predmeta. Benedizione degli oggetti sacri. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dominus, Signore sia con voi. Oremus. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, per intercessione della Beata Vergine Maria, Regina della Pace, ti preghiamo rivesta la tua benedizione su di noi, tuoi servi, su tutti i tuoi fedeli che chiedono la tua benedizione, affinché per mezzo di essa tu li protegga, li accompagni nella vita, li aiuti nelle difficoltà e li incoraggi nella disperazione. Ti preghiamo, Signore, volgi il tuo sguardo e stendi la tua potente destra su tutti gli oggetti di devozione che i tuoi fedeli stasera hanno portato affinché vengano benedetti. I crocifissi, le statue, i rosari, le immagini, le medagliette, le catenine, le candele, i vestiti per gli ammalati, il sale, l'acqua ed ogni altro oggetto. Rivesta in esso, Signore, la forza del Cristo risorto, affinché per mezzo di loro i tuoi fedeli siano protetti da ogni peccato e vizio, che ogni paura esca dal nostro cuore. Fa che siamo liberati da ogni maledizione e possiamo sempre godere la tua pace. Per Cristo nostro Signore. Voi, vostri oggetti sacri, benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo Signore. Rendiamo grazie. Segue alla preghiera per lo spirito dell'anima, preghiera per la guarigione. Gesù, tu sei venuto per i malati e per i peccati. Sei venuto per ciascuno di noi. Ciascuno di noi personalmente. Tu sei Dio con noi, Emmanuel. Ciò, Signore, credo. Le preghiere non possono non essere esaudite.
ne doci do tebe. La supplica deve raggiungerti. Tu hai detto: venite a me tutti voi stanchi e oppressi, io vi ristorerò. Signore, stasera veniamo a te vostre stanchezze, croci, malattie e difficoltà. Molinte, Gospodine, da se umene vrati, da se umeni vrati. E in me ritorna la pace. Molinte, da se umeni. E in me rinasca vero amore. Signore, aiutaci. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Signore Gesù, prego stasera, soprattutto per coloro che hanno perso il senso della vita. Ti prego per coloro che sono una droga nella dipendenza, tossicodipendenza dell'alcol. Ti prego anche per coloro che pensano che non c'è nuovo inizio, coloro che aspettano che nella loro dipendenza si perdano completamente. Prego anche per coloro che sono nelle concupiscenze, piaceri carnali, Signore, prego anche per quelle famiglie. Lottano con questa dipendenza. Ti prego per le famiglie che sono colpite da diverse dipendenze dell'alcol, della droga. Ti prego anche per i padri, le madri che magari hanno ripianto il giorno quando sono nati i loro figli proprio a causa di questo peccato di tossicodipendenza. Signore, sii vicino a tutti loro. A tutti loro fa capire, fai credere che Gesù a tutti dà la forza. Forza che può innalzare questi bambini che Gesù manda, lo Spirito Santo
che può illuminare. Signore, non permettere che nessuno si scoraggi dalla vita. Signore, non permettere che nessuno di loro si scoraggi dalla lotta per la vita. Signore, ti prego stasera, distruggi in me ogni male, distruggi in me ogni odio, ogni desiderio di vendetta. Signore, così spesso l'odio dirige la nostra vita, così spesso l'odio e la vendetta ci portano alla malattia, alle malattie spirituali e fisiche. Signore, tu hai perdonato i peccatori più grandi, anche a noi, capacità di perdonare a coloro che ci hanno offeso, coloro che ci hanno provocato il dolore, coloro che ci hanno fatto del male. Signore, dacci forza e coraggio a poter perdonare a loro. Signore, dacci coraggio per poter dire a loro: vai, io ti perdono. Signore, guarisci tutti i nostri rapporti avvelenati, tutta la nostra invidia, tutte le pettegolezze. Signore, sii vicino a tutti noi. Grazie.
Signore. Soprattutto ti prego, dammi forza a portare quella croce che tu mi hai dato. Soprattutto ti prego, dammi forza a portare questa croce con pazienza e con gioia. Signore, io so che nessuna croce è facile. La mia croce mi sembra più grande e più pesante. Proprio per questo ti prego, per questa gioia nel portare la croce. Tua benedizione di pace, amore, riconciliazione e fiducia scende su di noi, sulle nostre famiglie, su tutta la Chiesa, su tutto il mondo. Ti preghiamo tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.